Ciao a tutti ragazzi, come sempre vi saluto da Eric, il vostro Barbaro. Eccoci qui, pagina di YouTube. E innanzitutto ce l'abbiamo fatta ragazzi, abbiamo sparato via gli 6.000 iscritti e stiamo crescendo, nonostante il periodo decisamente estivo. Io il lusso delle vacanze non ce l'ho, sono un po' impegnato come vi ho già detto, però continuiamo a sparar giù un po' di video, sempre, almeno una settimana cerco di farvi uscire. Oggi facciamo un bel extra e mi raccomando non dimenticate di andare sempre a dare un'occhiata anche sulla pagina della community, perché vi sparo giù un po' di foto o dei post dove mi piace molto interagire in maniera più diretta che sui video. E che altro dire ragazzi, okay, andiamo qui perché sono successe un paio di cose. Innanzitutto un video da Desert Eagle è arrivato ai 200.000 visualizzazioni, quindi grande soddisfazione, è ufficialmente il video più guardato di tutti e un video che ha fatto incazzare un casino di animalisti, perché insomma hanno deciso che non gli piacevo, niente di nuovo direi. E comunque, che altro raccontarvi? Ne sono successe un pochino. Prima di andare a leggere i commenti e rispondere a un po' di quello che mi scrivete, perché c'è un po' di commentini in sospeso, vi dico che il caro Mark Storm, vediamo se lo recupero così andiamo a vedere sulla sua pagina YouTube e gli faccio un po' di pubblicità così almeno non mi si offende. Eccolo qua, Markstorm Airsoft mi ha lanciato una bella sfida e al bar però non vedo niente, mi ha in sostanza sfidato a fare una partita contro di lui e ci sto, anche perché siamo abbastanza in zona e cercherò di fare il possibile per in qualche modo riuscire a organizzarmi. Adesso un po' che non sto calcando i campi da gioco perché come detto sono stato parecchio impegnato per altre faccende, ma farò il possibile e cercherò di portarvi un bel video in cui in realtà mi piacerebbe più giocare con lui, perché il suo sniper mi farebbe comodo quando trovo sniper avversari che decisamente odio, però cercherò di portarvi un gameplay insieme a lui, spero settembre ottobre di riuscire a farcela ragazzi. E poi non so che altro dire, adesso direi che possiamo partire e leggere un po' dei vostri commenti. Riesci a tenermi il lato esterno? Allora andiamo a vedere un po', torniamo innanzitutto nella mia pagina, qui abbiamo tutta la home page con le varie robe e direi che andiamo nella zona delle notifiche. Il mio canale un po' sta in arrivo. Allora, ecco qua, varie notifiche ne abbiamo. Allora, Federico Ferretti che mi chiedeva quanto arriva al massimo la gittata del mio G3. Io ti direi che stiamo effettivi sui 35 metri, così almeno siamo belli tranquilli. Dopodiché, andando avanti nei commenti, c'era Aculio sul video della Desert Eagle che mi commentava che voleva sapere se senza licenza può comprare online una green gas da tenere a casa che spari Diablo da 4,5 mm e faccia dei video in potenziale in intruso. Io ti sconsiglio ovviamente di usarle per tirare contro potenziali intrusi, perché magari fanno anche qualche livido ma non fanno altro in sostanza che fare incazzare qualcuno che ti sia eventualmente entrato in casa. Certo, dovresti essere più incazzato te, ma sono comunque sempre armi non giocate e comunque non è proprio la cosa più affidabile. Io te lo sconsiglio, si possono comunque comprare senza licenza perché sono giocattoli e quindi non ci sono assolutamente problemi nel comprarla, però non vanno bene per usi che siano al di fuori proprio di quello da gioco. Andiamo avanti, abbiamo un bel Lambor che riporta un mio commento, c'è un bel logo HFC in bella vista, giusto per non dimenticarci mai che siamo poveri, perché è vero, in realtà oddio, cioè, 60 euro valgono la pena, anche se non siamo poveri, sono comunque un buon investimento. E qui abbiamo il classico commento di quelli che piacciono a me, intanto vi faccio fare tranquillamente i cacchi miei film. Vabbè, Markstorm salutava nel video che ho fatto dove l'ho citato, quindi ti ho già citato caro Markstorm, non sto a farti altra pubblicità perché poi ti monti troppo la testa. E comunque abbiamo il commento di quelli che piacevano a me, Federico Di Stefano, che
ha commentato e consiglia spara con una calibro 50 vera, che vuol dire botte del retrocesso che riceveresti in quel faccione. Ebbè, caro Federico, lo so. E so anche che se vado a vedere un video in cui si parla di Softail, non sto certo a fare il paragone con Dunque, un'arma no, non vera sta più da specie su qualche una Desert parte. Eagle. Ovviamente quando si parla di berra in culo è sempre relativo a quello che riguarda il rinculo di una replica da Softail. Sarebbe come se uno, Ok, avanza da solo. facendo un video su una panda, No, non sta dice: più tutto male. sommato l'acerazione non è male, ma è ovvio che parla No, parliamo su riferita noi, alla panda. vabbè. Se poi arriva uno dicendo sì, ma non è un cazzo rispetto a un Parliamo su Ferrari, noi. la risposta Sì, giusta da appunto, dare è stai grazie al spingendo da cazzo. una parte. E grazie al cazzo è la risposta giusta da dare anche a questo appunto. Comunque, Ok, andiamo altro avanti. tentativo Allora, dell'altro Federico fallito. Mauri Facendo doveva loro. prendere un mirino per il suo M4A1. Un classico olo è assolutamente la cosa migliore. E poi Tankdar, Stiamo che andando. vabbè, lui come replica ci parlava del suo MP40, molto molto interessante. Vai, 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 E vai, passa, 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 passa. vediamo, Vai dietro al andiamo campo, dietro al avanti. campo. Allora, qui Gabriele Colombo, Arrivo. apriamo perché è un po' lungo, ma faceva una giusta precisazione Ok, ti che faccio si sarebbe copertura, adesso soffermato ti devo sul dare la peso o base. la quantità di equipaggiamento, parlando di vari ruoli, Vai. versatilità e tutto quanto. E le armi sparano più o meno alla stessa distanza, quindi a suo parere il discorso delle regole di ingaggio un po' fuori luogo. Avevo dato una risposta e non mi ricordo, no, forse la volevo Posso dare, ma poi aggiungere? dopo non l'avevo data. Comunque, quello che parlavo io riguardo alle distanze di ingaggio era più sul preparare una replica sul ratio di tiro, Ok, oppure scegliere una più perfettissimo. da CQB o altro, Quello che oppure sei sceglierne una più io che sono un po' lungo. incrociato. Comunque è giustissimo il Dove discorso del sei? peso, io l'ho toccato un pochino parlando del loadout, ma Allora, c'è vediamo un qualcosa po'. che Intanto mi leggo non... anche Ok, sì, stiamo il spingendo al resto, campo accesso. e Ok, a quindi sinistra Giovanni adesso Stirapanni proviamo. era d'accordo, infatti anche Ok, quelli proviamo ad avvicinarci sparano alla stessa con le spalle. distanza, sniper e shotgun, e vediamo un po'. Visto? Anche da qua in fondo. Occhio, occhio, che sono un po' Ok, verso l'aria, effettivamente sono tiratore. molto rari quelli che fanno affidamento su lancianate. Comunque Che sono sono andato fuori resistenza luogo per quattro, legge, ma sì. d'altronde visto che facevo tutto in diretta senza preparazione, come piace sempre anche a me. E torniamocene al feed, che volevo andare avanti perché c'era qualche commento interessante più indietro. Cerco di non renderlo troppo lungo. Allora, qui se volete andare a dargli una risposta a voi, questo è il video del G3 in cui avevo provato a dare qualche risposta a Pietro Venini. Andategli a rispondere voi se volete, gli avevo Giorgi già c'è risposto ancora? qualcosa a riguardo, ma Ok, soliti discorsi di fai attento sui polemica tempi, io spicciola. ti seguo, Intanto mi non sono già preoccuparti. perso qua, Ok. vediamo, torniamo avanti. Allora, Ghost Rider mi faceva una richiesta: video sulle armi da Softail Western, voi che ne dite? Ne avevo già fatto uno sulle armi italiane, da Non ne ho Softail fatto italiane, su io. quelle della seconda guerra mondiale. Fatemi sapere se vi interessa Ok, un io video in glielo cui posso vado a scrivere cercare dopo quelle se ti per chiedono. i western. Dopodiché, Grazie. Paolo M Non chiedeva so cos'è la Tokyo Marui Desert Desert. Eagle quanto aveva di Georeai. Io direi Questo è che un siamo vicino sugli sì, eh? Questo è un 0,85. vicino sì. Tieni presente, quando si Grazie. parla Ok, di allora replica a mi gas, bisogna posiziono qua in centro, così sempre vediamo di farcene vedere piano. e stare Occhio, ti ho detto attenti sul a fondo, quello questo che è qua la in qualità centro del è gas, qualcino. a quella che è la situazione atmosferica, perché la pressione influisce tanto, quindi più è caldo, più la pressione è alta e la replica a gas funziona meglio, più è freddo e più è debole e meno bene funziona. Comunque la Deagle della Tokyo Marui direi che Tu mi stiamo sai dare dei bersagli da qua, quelli che ipoteticamente, ce l'ha su solitamente te? sui 0,85. E andiamo avanti un attimino. Allora, Pocket Channel voleva sapere quando bisogna cambiare le bombolette a CO2 e green gas e sapere qual è il migliore. Allora, ti Giù. direi Adesso il migliore per iniziare, ti il prometto gas, non che secondo tu me, è allargarmi sul un bagno. po' più facile da gestire tutto quanto. Ui, Ma ti se consiglio di riesci a stare buttarmi un sull'elettrico occhio giù, sto qua assolutamente. con le E mani sul intere, cambiare, ti ok? direi a fine di un caricatore, dagli una cambiata. Magari quelle a CO2 sono un po' più durature, però ti consiglio lo stesso di dare una Qualche bella serie sul cambiata. lungo? Altro canale Qualche serie assolutamente sul da lungo? seguire, visto che Vediamo, già vediamo. ci siamo, è questo qua di Shade Airsoft. Veramente bravo, veramente ottimi contenuti. Infatti, i suoi iscritti Aspettiamo vanno qualcuno su altro qui dietro. decisamente bene. E fa
degli ottimi gameplay, è specializzato nel giocare con una ghillie, ma vi consiglio assolutamente, ragazzi, se mi seguite anche su Instagram, di vedere il suo profilo Instagram, perché su Instagram fa veramente delle foto spettacolari. E cerco di finire di qui a breve, perché vorrei non esagerare troppo con la lunghezza del video, visto che già siamo sui 10 minuti passati, andiamo anzi verso gli 11, e vediamo se c'è qualcosa che mi ispirava. Allora, voglio proprio qualcosa di veloce per chiudere con l'ultimo commento, quindi ne sto cercando uno un po' come si deve. Sei una. Vieni E qua. Tony Andiamo a Renektor, rinforzare su chi è, direi ragazzi, che oppure vediamo un po'. cosa? Dove? Sì, lo sento. Eccolo qua. Mi chiede se sono meglio Sì, ho maggiorati o visto un posto. monofilari. Sinceramente, io preferisco i maggiorati Rinforziamo perché tutti i sono nostri via. pigro, Andiamo con nella uno situazione mi attuale. sistemo bene per tutta Non una lo so, già partita. detto. Avevo fatto comunque un video a riguardo, quindi consiglio di andarlo a riguardare, in cui parlavo proprio di maggiorati e Riassumiamo. monofilari. Manteniamo E questo niente, nel ragazzi, direi frattempo che la ho nostra chiacchierato un po' con economia. voi, ho cercato di fare un po' Io di sono Q&A, Luca. rispondere un po' alle vostre domande e tutto quanto. Adesso direi che possiamo chiudere qui Quanto e, come tempo? sempre, ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate, se vi ha fatto piacere questa chiacchierata. Cerco di fare quando posso qualche video extra in settimana e niente, direi che ci possiamo vedere alla prossima. Come sempre, se vi ha fatto piacere, like. Come sempre, se dovete comprare qualcosa, io vi metto sempre qua sotto qualche link di Amazon per stuzzicarvi. A me non fa altro che venire un piccolo aiuto per andare avanti con il canale. A voi non costa assolutamente un centesimo in più che comprare direttamente dalla pagina Amazon. Quindi fatemi Giovanni, sapere se avete sono altri Luca, sta consigli o cercando altro di per prossimi video. Adoro Giovanni, sentire sta sempre i vostri cercando. commenti e Sì, detto non ciò, capisco, ho ragazzi, visto ci la faccia, ma sta vediamo puntando alla sulla prossima. punta Un del naso. salutone dal vostro Posso? Barbaro.